Gli spazi della Fondazione Stelline hanno il privilegio di accogliere un'opera pavimentale a mosaico molto bella, realizzata da Bobo Piccoli. Dal 1973 al 1978, questo è il periodo in cui questo grande artista ha lavorato per compiere questo capolavoro, per cui oggi la Fondazione ha deciso di iniziare un imponente restauro conservativo, in modo da restituire alla città e al mondo, visto che avremo l'Expo 2015 a Milano, anche questo restauro, in maniera da consentirci un focus di approfondimento che ripercorrerà anche la tecnica e la visione dell'artista nel realizzare quest'opera veramente importante. Parlare di Augusto Piccoli, o meglio di Bobo Piccoli, è come pensare a un clima, un momento milanese in cui arte e architettura si sono incontrate, hanno avuto delle relazioni molto forti e lui è stato sicuramente un protagonista importantissimo di questo momento. Un momento che va sicuramente dal dopoguerra, agli anni in cui anche lui esordisce prima come artista, poi con un momento di, tra virgolette, stasi, dedicandosi a tutto un discorso più legato al mondo del teatro, con le sue bellissime scenografie per le opere teatrali curate da suo fratello, ma al tempo stesso è anche un artista che è riuscito a avere un tale senso dello spazio, essere così presente nella progettazione in cui veniva coinvolto dagli architetti, da rappresentare proprio un clima culturale. E questa era la Milano del dopoguerra, la Milano della Triennale. È il clima in cui ritroviamo Zanuso con Fontana, troviamo Caccia con Somaini, il quale con tutti i suoi seminati segna gli atri delle case di caccia, le residenze che costellano la città di Milano. Troviamo ancora Zanuso con Dova, ma troviamo anche Menghi, che coinvolge in un bellissimo progetto Bobo Piccoli, il progetto per la pavimentazione in ceramica e il seminato per la propria abitazione nella casa appunto di via Marchiondi a Giardini d'Arcadia, che è un po' l'emblema della ricostruzione milanese in questo rapporto forte che c'è tra l'architettura e il verde che la circonda, e dove proprio la pavimentazione pensata da Bobo Piccoli per l'appartamento privato di Menghi riprendeva in parte anche il gioco dell'oca e altre decorazioni di una bellezza e di una suggestione ancora oggi visibile. Quindi questo rapporto anche con l'architettura accademica, con personaggi come Canella, così come appunto con una serie di altri architetti che vanno da Alberto Scarzella, l'architetto Mello, da Sgrelli a Battistoni, con cui appunto Bobo Piccoli realizza la bellissima pavimentazione per tutta l'area delle Stelline, sicuramente chiarisce qual è stata la capacità di Piccoli di spaziare attraverso il proprio linguaggio, attraverso quelle che sono invece le capacità espressive di mondi architettonicamente anche molto differenti, anche con funzioni differenti, dalla piazza a un edificio come la clinica Villa Flavia di Roma, dove si confronta con l'architetto Marescotti, e per il quale lui realizza una recinzione meravigliosa composta da un sistema in cemento armato bianco. Quindi si tratta di un'attenzione anche a creare gli spazi, a gestire la luce, le ombre, che sono parte integrante dell'architettura, non sono né decorazione né elemento soltanto artistico. Ho conosciuto il Bobo Piccoli nell'immediato dopoguerra, proprio quando, in questa atmosfera incredibile della Rinascita, dove tutto era lavoro di pittori, quelli di grido sono stati una ventina, erano tutti a Giamaica, dove chiunque li poteva conoscere. Io poi ero molto amico del Fabio Mello, che era il mio collega all'università, ma pittore, e me li ha presentati tutti. È chiaro che abbiamo incontrato anche il Bobo, che poi era legato a noi, perché legato ad altri architetti come Menghi, come Fiori, con cui lui già lavorava come design. Ho iniziato con la Galleria del Sestante, insieme a Danese, galleria importante per il design dell'ultimo del dopoguerra, e dove ho usato delle piastrelle del Bobo in graniglia,
riprendeva piastrelle popolari 20x20. Bobo poi col ferro lavorava robustamente, faceva con un fabbro bravissimo, e con lui ho fatto un cancello per una villa nel Veneto, che è un pezzo di una meraviglia incredibile. Poi nel sestante, dove operavano pezzi da 90 come il Sozzo, le Torino Sozzo, i fratelli Pomodoro e la Rosina Piccoli, la moglie del Bobo, ma una ceramista a livello nazionale, incredibile. Gli ho chiesto di fare qualcosa anche per sé stante, e sempre usando il fabbro ha fatto tutta una serie di robe per il camino in ferro battuto. Girovagando per Milano da mezzanotte alle tre, parlando solo di cose nostre, ci scambiavamo idee generali, poi dopo ponevamo dei problemi e lui ci portava delle soluzioni, si diceva questo va bene, questo non va bene. Non mi ricordo aver avuto difficoltà, molto bene, perché lui era interessato proprio al problema del design, al problema produttivo, anche facendo l'attività di scenografo col fratello Fantasio, quindi aveva questo suo cervello legato anche a dei discorsi tecnici e produttivi oltre che estetici, e qui ci capivamo al volo, secondo me. Al Palazzo delle Stelline a Milano, Bobo Piccoli crea una sintesi importante fra arte e architettura. È con questo pavimento che inizia a progettare nel 1972 e che copre l'intero quadriportico del piano terreno e tutto il primo piano, l'artista crea un'opera monumentale che connota decisamente lo spazio, e a sua volta lo spazio connota l'opera. E Bobo Piccoli in questo è maestro, nel senso che ha studiato fin dall'inizio all'Accademia di Belle Arti di Brera con artisti come Carlo Carrà, Achille Funi, Sironi, che sono artisti che negli anni 30 hanno realizzato mosaici e opere pubbliche, le sculture e i bassorilievi del Tribunale di Milano. Dunque, già ragazzo, già a 20 anni, Bobo Piccoli ha un imprinting di questo tipo. Negli anni 50 Bobo Piccoli inizia a lavorare con la Galleria dell'Ariete e fa dei quadri ad olio che hanno una matrice informale, gestuale, materica. Sono quadri neri che risentono dell'esistenzialismo, dell'incomunicabilità di Samuel Beckett, del teatro politico di Bertolt Brecht, e già inizia a esserci un interesse per la metafisica. Savinio è uno degli artisti che Bobo Piccoli ha sempre amato. Negli anni, la pittura scura degli anni 50 e 60 si trasforma, per arrivare verso i 70 a cambiare totalmente e a diventare una pittura invece ad acrilico su fondi chiari, con una chiara marca di ispirazione surrealista. Nel 1973 Bobo Piccoli inizia a progettare il pavimento del Palazzo delle Stelline. È un pavimento inseminato policromo, ci sono fiori, api, nuvole, piante, cerchi concentrici, c'è un paesaggio surreale di elementi che fluttuano nell'aria. È incredibile notare come fra il pavimento del Palazzo delle Stelline e i dipinti ci sia una affinità concettuale ed estetica.